che l'amministrazione pubblica fosse governata da persone per bene. E questo è il nostro unico obiettivo, quello di mettere dentro l'amministrazione sia l'organo politico che l'organo amministrativo che è corrotto quanto quello politico. Vogliamo metterci dentro le brave persone e l'abbiamo fatto il giorno delle elezioni quando si è insediato Marino, perché abbiamo messo dentro 33 leoni e uno di quelli sono io. Anche per la riconoscenza verso Beppe Grillo, che ha inizializzato questo percorso. Abbiamo visto in quest'anno e mezzo il peggior schifo che potevamo immaginare. È un sogno, è un incubo, non è un sogno. Abbiamo visto come si mangiano i soldi, abbiamo visto i documenti, siamo entrati dentro. Non hanno ci fanno le faccette, ci sorridono in faccia, perché lo sanno che possono far solo così. Ma tra poco arriviamo noi, ragazzi. Continuiamo così perché tra poco tocca a noi. È indiscusso questo, la cittadinanza è stanca, ma non vede il movimento come un nemico, vede il movimento come degli amici, tutti, perché in Italia se non sei un parassita e non sei un criminale, sei un movimentista. Si chiama succedendo, ma cosa dobbiamo fare di più? Che cosa dobbiamo fare? Non possiamo andare avanti da soli, serve l'aiuto di tutta la cittadinanza, ragazzi, di tutta la cittadinanza. Quindi se 1 milione di euro va per la manutenzione delle strade, 300.000 vanno per il servizio di sorveglianza, è questa la verità, è per questa che non ci stanno le buche. L'ufficio tecnico non c'ha manco un cazzo di computer con una mappa per sapere dove stanno intervenendo. È tutto delegato alla ditta appaltatrice che si sceglie dove intervenire, quando intervenire, come intervenire, con la complicità di un'amministrazione tecnica che sta dentro per far finta di supervisionare i lavori, quando in realtà sta dentro esclusivamente per prendere le raccomandazioni e le segnalazioni dei politici che per un voto di scambio dicono all'amministrazione tecnica di intervenire in un determinato luogo piuttosto che un altro. E per questo motivo i nostri domini, i nostri chiusini, i nostri cadidoni sono pieni di fogli e quando piove una volta c'è scappato morto, si riempiono d'acqua, se no ci scappa il morto. Bravo. E quando ci scappa il morto la colpa è della politica. Va bene? Programmi municipali dettagliati, ma soprattutto dalla nostra abbiamo dei gruppi municipali che per, comunque sia, siamo persone per bene, siamo persone che ci confrontiamo, che andiamo a cercare la massima condivisione. E anche se quello può essere un problema, perché sappiamo tutti benissimo quanto è difficile nel movimento andare avanti, mettere insieme tutte le capocce, perché uno vale uno, tutti vogliono dire la loro, tutti vogliono parlare, però ci abbiamo dalla parte nostra la buona fede, la diligenza del buon padre di famiglia, ci abbiamo noi, questi l'hanno persa, non ce l'hanno più, lo capite a dove fanno gli affari mafiosi? Noi, io sto parlando a questa piazza siete tutti Tito, qua ci stanno 1000 Tito, purtroppo non ci stanno i Tito là fuori, stavano tutti a passeggiare via del corso con le buste in mano, che cazzo si devono comprare ancora che c'hanno tutto? Eppure ancora continuano a seguire le marche, vanno tutti a via del corso a fare lo struscio, tutti i minorenni, tutti adolescenti, che cazzo c'hanno in testa? Quello che gli spiega la madre e padre, c'hanno tutti l'iPhone 6 a 14 anni, ma come cazzo è possibile? Costa 700 euro, che cazzo glielo compra che c'è la critica che dicono? Ci abbiamo le proposte per qualsiasi cosa, non ci sottraiamo davanti a nessuna domanda, anche sulla storia dei rom ci abbiamo la nostra proposta, qualcuno nel movimento ha storto la bocca, è l'unica strada percorribile, perché se i soldi li metti veramente in gioco questa gente o si integra o se ne va, non c'è altra possibilità, non c'è altra possibilità, noi dobbiamo correlare il lavoro,
il lavoro con la fondazione alloggia di IVA, se noi permettiamo a questa gente di diventare regolare, non può più fare l'accattonaggio, non può più andare a rubare, non può più accendere i roghi tossici che ammazzano le persone. È questo quello che vogliamo fare. La gente ha storto il naso perché è stata influenzata dai media come al solito, perché i media riportano sempre la cosa sbagliata del movimento. Non avete ancora capito? Ripeto, non sto parlando con voi, sto parlando con la cittadinanza che non c'è. Il discorso verso il cittadino che non c'è. Dove sta il cittadino? C'erano pure i cittadini del PD dentro che applaudivano. Applaudivano il grande presidente, la presidente Baglio, che durerà meno della tempesta. Baglio, ve lo prometto io, dura meno di tempesta come capogruppo. Perché non sono adeguati a continuare questa sfida. Ma come salvano Roma? Come la salvano che si sono divisi tutto? Le caldarosse, le bancarelle, i mercatini, la sanità pubblica, le strade, il servizio giardini. Che cosa si devono mangiare ancora? Si sono mangiati tutto. Le tasse in Italia sono le tasse più alte di tutta Italia. La città con le tasse più alte d'Italia. Lo capisco, no! Lo capisco, no! Da 120 milioni di chilometri annui percorsi di autobus, oggi siamo sotto 100, lo capite? La nostra azienda ATAC ha perso il 20% delle corse, e chi ce le ripaga questo? Chi ce le rimette in corsa adesso? Il PD ce le rimette in corsa, hanno tagliato linee intere, la gente è disperata, ci manda la mail, come cazzo devo fare andare a lavoro oggi? La macchina non la posso prendere, i mezzi non ci stanno, la metro C è ferma! È ferma! Quando trovano qualcosa è un affare d'oro, lo capite?